vincitori di 1000 euro in carriera sulla distanza del doppio chilometro. Restano in 19 dopo il ritiro di Dynamo Lan. I numeri 13 e 15 corrono in rapporto di scuderia. Prende velocità all'autostart. Con prudenza Driade Kampf. Sbaglia Dotta Petral. Alla chiusura delle ali emerge Denis, impegnata al largo da Dorella Caff. L'allieva di Forino va a chiedere subito strada e la ottiene a metà della prima piegata. 15 e 5, i 200 iniziali. Dorella Caff, l'anaglu di Raff Forino, è leader su Denis. In terza posizione del Fodà, a precedere di Letta Luis. 37 il quarto iniziale. Dalle retrovie si fa notare proprio Driade Kampf, che punta sui primi. Problemi per Denis, che sbaglia. 46-600, si viaggia sul piede dell'1.16 e qualche spicciolo. Ha abbandonato la corda del Fodà. Si sono agganciati Driade Kampf e Dominica Jett. Finiscono entrambe squalificate. Squalificate anche Desdemona RG. Nel frattempo si arriva al completamento del primo chilometro. Percorso in 1.17 scarsi, qualche decimo in meno. E così del Fodà gravitare ai lati della battistrada Dorella Caff, poi lungo i paletti di Letta Luis, che fa coppia con Diabolic Jet. Frazione in curva in 17, nulla cambia in questo tratto di gara. Poi ai 600 conclusivi c'è la mossa in terza ruota di Diabolic Jet, che sospinge del Fodà sulla calante Dorella Caff. Si libera anche di Letta Luis, passato del Fodà affiancato da Diabolic Jet, i due testa a testa all'altezza del miglio, passato in 2-4, del Fodà di dentro e Diabolic Jet a largo. Il figlio di Napoleon Barr stringe i denti e prova a resistere all'avversario, che però si sposta un po' più a largo e lo appariglia completamente. Ancora testa a testa, poi Diabolic Jet prende la meglio a centropista sull'avversario. Passa Diabolic Jet, il Panship e Piviressa Jet va a concludere molto bene nei confronti di un comunque più che valido del Fodà, mentre per il terzo dovrebbe essere Diletta Luis. Media di 1.17.1, leggo il tabellone di centropista. 17.1 sul doppio chilometro per il primo successo in carriera dell'atteso Diabolic Jet. Come vi preannunciavo, un figlio di Panship e Piviressa Jet, che difende i colori dell'allevamento Toniatti. Gaetano Somma e tutto il team, che comprende Francesco Iacolare e anche Toni Cavagna, al training per il vincitore.